5 Stelle in scena al Teatro Verdi di Firenze in uno spettacolo unico e indimenticabile che ha suscitato l'entusiasmo degli spettatori accorsi per ammirare gli attori Paolo Poli, Ilaria Occhini, Ferruccio Soleri, il regista Beppe Menegatti e la grande Carla Fracci in uno spettacolo dal titolo Giovani si diventa. Beh, è una serata di beneficenza, è l'associazione Firmo che darà una borsa di studio a un giovane per la ricerca e la cura delle malattie rare delle ossa. E per cui questo è un piccolo contributo. Evviva, evviva per queste serate che comunque hanno una solidarietà, uno scopo preciso. Per aiutare i giovani. Aspetta, vedete, una bella temperatura di così sarà. No, gliela devo leggere. Non neanche gliela devo leggere. No, però così sarà. Uno, due, e sette là. Ecco qua. Oh. Dove la guardare? Dove la guardare? Il cadavere, a soli che ha visto la lettera. L'aveva vista che più lo fregato, ma l'altro non so la... Adesso non la bella. Guarda, tutti i mondi come pesci. Poi arriva il patrone volte nel ciapomicia. Non la vedi là! Non la vedi dietro. Non la dietro! Dietro di qua o dietro di là? La ballata del cavaliere di Scortese. Poi che il sol tramontò, poi che lontana piange la mesta squilla il di che mor dal solingo Veron la castellana. Canta così alle stelle il suo dolor. Qui presso, fra due monti, è rimpiattato un castello che il sol mai non scaldò, e il vento che vi spira è avvelenato. Buco è il suo nome, e se lo meritò. Invece in faccia al sol ride scoperto questo palagio mio cinto di fior. Ride tra boschi, ospitalmente aperto ad ogni dolce peregrin d'amor. L'altra notte vegliai sul mio balcone e vidi nella valle un cavaliere, come bello, e con laurato sprone il cavallo spingea lungo il sentiero. Il cuor mi palpitò quando lo scorsi, l'aspetto suo mi vinse, mi rapì, tutta tremante dal balcone mi sporsi, tessi le braccia, gli parlai così: fermati cavaliere, di tante cose vorrei dirti, ove vai, fermati qui. Ma galoppando il cavaliere rispose: signora, io vado a buco. E poi sparì. Vittima di se stesso e del destino, ecco. Torna da buco il cavalier, caro mio tentennante a capochino, fra le gambe gli zoppica il destrier. L'errore dell'andar, tornando espia, poiché la strada pessima trovò, ed il pantan della fetente via da capapiedi lo contaminò. Passa così sotto al Veron fiorito, dove la voce dell'amor sentì, passa, e si duol d'avergli preferito il nero buco dove imputridì finito. Vieni. E già che sono in vena di confessioni, voglio andare al di là del verosimile e spingermi fino all'incredibile. I segni essenziali della giovinezza sono tre: la volontà di amare, la curiosità intellettuale e lo spirito aggressivo. Nonostante la mia età, a dispetto dei miei mali, io sento fortissimo il bisogno di amare e di essere amato. Ho il desiderio insaziabile di imparare cose nuove in ogni dominio del sapere e dell'arte,
e non rifuggo dalla polemica e dall'assalto quando si tratta della difesa dei supremi valori. Per quanto possa apparire ridevole, delirio, ho la temerità di affermare che mi sento anche oggi sollevato nell'immenso mare della vita, dall'alta marea della gioventù. Sempre più cieco, sempre più immoto, sempre più silenzioso. La morte non è che immobilità taciturna nelle tenebre. Io muoio dunque un po' per giorno, a piccole dosi, secondo il modulo omeopatico. Ma io spero che Dio mi concederà la grazia, nonostante tutti i miei errori, di giungere all'ultima giornata con l'anima intera. L'idea di mobilitarsi per un obiettivo di alto valore sociale è stata la molla che ha spinto questi grandi professionisti a venire a Firenze, ma non la sola. Per gli attori fiorentini, infatti, questa è stata l'occasione per ritrovarsi tutti insieme dopo ben 60 anni, da quando giovanissimi facevano parte dell'associazione L'Alberello, che si esibiva nel piccolo teatro Lux di Via della Vigna Vecchia, oggi scomparso. Una serata veramente straordinaria, emozionante per tutti noi vedere questi personaggi, artisti, maestri, tutti quanti che si sono esercitati in esercizi fisici, in parole magnifiche che ci hanno quasi fatto piangere. Veramente siamo molto grati a loro e grati a tutti quelli che hanno partecipato, perché avere il Teatro Verdi così pieno di gente ci fa capire che la causa per cui noi ci stiamo battendo è giusta.